Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proviamo a smontare un motorino del Benevento e vediamo come è fatto all'interno e cosa c'è da pulire e cosa c'è da controllare, giusto per vedere come è fatto. Questo è il motorino d'avviamento della mia auto che ho dovuto sostituire perché questa parte, questo blocco qui, non funziona più. Chiaramente l'ho scoperto dopo, potevo sostituire soltanto questo qui, ma quella volta mi si era fermata la macchina per strada e l'ho dovuta portare al meccanico. E il meccanico chiaramente mi ha sparato subito il prezzo di 170-180 euro per il ricambio. Chiaramente io sono andato a uno sfascia carrozze, ne ho comprato un altro con 45 euro, ho sostituito il pezzo e lui me ne ha chiesti 20-30 per smontarlo e rimontarlo. Se avete mai smontato un carburatore, questa operazione vi sembrerà una passeggiata perché le parti chiaramente sono meno. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e un like, anche perché ho notato che il 90% delle persone che guardano questi video non sono iscritti al canale, molto male. Quindi iscrivetevi al canale prima di tutto, mi raccomando, e accendete anche la campanella per essere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno. La prima cosa da controllare su un motorino di avviamento è la ruota dentata. Questa praticamente mette in collegamento tutto questo motore qui all'auto, è quello che fa girare l'albero motore. Per accendere l'auto praticamente questo qui viene in fuori tramite un meccanismo che adesso vi faccio vedere, verrà in fuori e comincerà a ruotare velocemente con forza. Questo spingerà l'albero a ruotare, quindi i pistoni ad andare su e giù, quindi forzerà la scintilla e una volta che avviene la combustione i pistoni verranno spinti automaticamente dalla combustione del motore e lì si accenderà la macchina. Quando accendete l'auto e sentite il classico grattare e la macchina non si accende è perché la ruota dentata ha qualche dente che si è rotto o si è spanato e quindi non fa più presa, e non insistete perché se insistete chiaramente questi denti andranno a rovinare i denti femmina praticamente che ci sono attaccati al motore e quindi lì rischiamo di fare degli altri danni. Farò un tutorial per smontarlo dall'auto, che dipende dall'auto in realtà perché ce ne sono alcuni che sono visibili e altri che sono un pochino più imboscati, ma sostanzialmente troveremo uno spinotto, quindi un connettore, e dei cavi, i cablaggi per corrente sostanzialmente. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è andare a togliere questo bullone qua sotto, spero si veda, questo qua. Una chiave da 13, io ho già un po' allentato le viti perché l'avevo già smontato tempo fa per vedere cosa c'era che non andava. Poi tiriamo via anche queste viti lunghe. Molto spesso quando farete questa operazione il motorino sarà abbastanza incollato tra le parti, questo chiaramente non è incollato perché è già stato smontato un po' di tempo fa e quindi non sarà difficile smontarlo, ma se vedete che è difficoltosa questa operazione chiaramente armatevi di cacciaviti piatti più o meno fini e cominciamo a smontare tutto. Allora, prima cosa, chiaramente questo è un corpo che viene via in blocco, ma noi interessa soprattutto in questa fase questa parte qua sopra, cioè dobbiamo cercare di separare questo coperchio è quello che ha le spazzole, quindi se vedete che l'accensione fa un po' schifo chiaramente potrebbero essere le spazzole da sostituire e allora le andremo a sostituire. Questo è tutto un blocco che viene via da sé. Qui ci sono i fermi, una volta smontate le spazzole praticamente dovrebbero stare attaccate, qui ne trovate alcune rotte addirittura, quindi queste sono da sostituire in blocco e da saldare qui, però è una cosa che si fa abbastanza facilmente, basta avere un saldatore e il gioco è fatto. E attenzione perché quando lo smontate ci saranno delle molle e quindi fate attenzione. Abbiamo il corpo, il cilindro. Attenzione perché quando lo smontate succede questo, forse no, perché questo qui io l'ho già scardinato e in realtà quando l'ho tolto la prima volta questa parte era veramente dura da smontare. Quindi comunque vada, quello che succeda, anche se mettete un cacciavite fate attenzione perché potrebbe venire via tutto. In realtà qui non dovrebbe venire fuori tutto in questo modo perché molto spesso, a parte il fatto che qui dentro abbiamo questo che va tolto, questo per toglierlo anche con un dito basta spingerlo da una parte e viene via e lo controlliamo. Controllarlo vuol dire che non dobbiamo vedere di non avere questa situazione. Questo ci dà indice che c'è qualche problema, che c'è dell'usura. Anche questa è una parte che in realtà si può sostituire. Contate che un ricambio funzionante costa 45 euro, quindi vedete cosa volete sostituire o meno. Il cilindro dentro ha dei magneti, qui non ci dobbiamo fare nulla, a parte, vedete quella parte lì? Questo è un coperchietto, è un coperchio. Questo coperchio in realtà stava qui, ok? In questo modo qui. Di solito questa parte sono saldate insieme. E molto spesso ci troverete del sigillante, potrebbe essere che trovate del sigillante, quindi nella fase di rimontaggio lo andate a rimettere. Poi questa parte deve venire via, ma verrà via soltanto se smontiamo questo. Questo si smonta con due Torx, 1 e 2. E 2. Anche qui c'è una molla, fate attenzione perché poi dovremo rimetterla al suo posto qui, ok? Correttamente. Questo è il meccanismo che praticamente fa sì che questa parte qui riesca a spingersi in fuori e a ruotare. Quando questo viene spinto in fuori, vedete che adesso chiaramente funzionerà male perché ho tolto tutti i fermi. Questo qui viene spinto in fuori e comincia a ruotare, va bene? Per smontare tutto, qui c'è un pezzettino di plastica, è un fermo, e qui possiamo cominciare a togliere e a estrarre tutta questa parte. Non tirate da questa parte perché qui c'è della plastica e quindi non è affidabile fare questa cosa, ma usate un cacciavite e cercate di fare leva, e in questo modo. Attenzione agli ingranaggi, ecco, questo viene via, esatto, che si collegava qui sotto in questo modo qua, così lui spingeva e buttava in fuori e in dentro. Qui ci sono degli ingranaggi, attenzione a questi ingranaggi, adesso io ve li faccio vedere così con semplicità, ma quando li smontate, quando li tirate via, attenzione, perché questo qua dentro è un cuscinetto, ed è un cuscinetto fatto con dei pallettini piccolini piccolini. Questo è quello che vi dicevo, una dritta è mettere, quando vi succede questo, chiaramente non perdeteli, se li perdete siete spacciati, dovete ricomprarlo e trovarlo più che altro, il ricambio. Dovete mettere questi paletti dall'esterno, ok? Perché se li mettete dall'esterno li potete spingere eccetera, che loro non si muoveranno. Poi li andate a, una volta rimessi tutti, li andate a posizionare qui dentro, da qui non si muoveranno più, al che li possiamo rimontare. Adesso abbiamo smontato tutto, chiaramente puliamo tutto. Anche qui c'è un cuscinetto, ma questo è fermo, non si muove. Questo qui lo andiamo a reingrassare. Con cosa ingrassiamo e puliamo? Per ingrassare io utilizzo il grasso ad alte temperature, perché qui siamo in una zona di rotazione molto veloce, quindi utilizzo il grasso ad alte temperature che va bene per i cuscinetti. Chiaramente ingrassiamo il cuscinetto che c'è qui dentro, ingrassiamo, puliamo soprattutto con questo pulitore corpi farfallati, che è fichissimo perché asciuga da solo. Puliamo tutta questa zona qui, tutta questa zona di rotazione, quindi tutta la plastica. E poi andiamo a rimontare tutto. Per rimontare tutto, adesso io faccio veloce perché questo motorino lo tengo un po' come spare, cioè ci prendo i pezzi di ricambio per il motorino mio o quell'altro, perché so che non funziona, però qui ci sono delle spazzole che ancora vanno bene, quindi lo tengo così per ricambi. E poi andiamo a mettere il coperchio. Se avete trovato del sigillante, rimettete del sigillante, va bene anche della pasta nera. Qui c'è un silicone che non è ad alta temperatura, perché qui non c'è bisogno, c'è una plastica, un pezzo di plastica, quindi non raggiungerà delle temperature elevate. Però controllate che ci siano tutti i denti e che ci siano tutti i denti in questo ingranaggio che è di plastica, chiaramente. Se era di metallo gli faceva schifo. Andiamo a ingrassare tutte le parti che trovate, quindi anche questa qui in mezzo, e poi andiamo a reinserire tutto. Per rimontarlo è molto semplice, bisogna fare il procedimento rovescio, però andiamo a inserire questo in questo modo qui, col cilindro verso l'alto. Inseriamo tutto e lui dovrebbe entrare facilmente nella sua sede, ok? Contate che questo non dovrebbe venire proprio via così. Se avete difficoltà a togliere questo, qui ci sono dei buchi che basta spingere e questo verrà via. Possiamo dare qualche martellata qui, con leggera, per incastrare bene questa plastica. Ok, e adesso il meccanismo esatto dovrebbe funzionare alla perfezione. Quando siamo in questo punto inseriamo anche questa guida di plastica. Si può inserire soltanto in un verso, quindi non vi potete sbagliare, non si può mettere in un altro modo. Quindi andiamo a reinserire questa parte. Io il coperchio l'ho messo qui, voi mettetelo qua, si può mettere anche qui, e andiamo a reinserire tutto il blocco che ha uno scanso solo, questo, e lo reinseriamo sopra. Con qualche martellata è tornato in posizione, dategli piano perché sennò si rovina. E se dovete cambiare le spazole vi consiglio di cambiare tutto questo blocco qui, se lo trovate, perché si fa prima, anche perché avrete dei cavetti nuovi probabilmente, anche perché l'operazione non è proprio delle più semplici. Reinseriamo, attenzione a questa parte nera, quindi dove c'è il cavetto, perché ci sarà lo scanso suo sul telaio del cilindro. Ok, e ci siamo quasi. Adesso andiamo a sostanzialmente rimettere queste viti. Il coperchio si chiude anche di qua. Però è duro, quindi qualche buon vecchia martellata. Se dovete dare delle martellate appoggiate il telaio, non questo, il telaio lo appoggiate al tavolo e date qualche martellata, infatti lui torna subito a posto. E quindi adesso possiamo stringere le nostre viti. Ok, ora quello che manca è questo, il bulbo. Questo va reinserito con la sua molla, quindi mettiamo la molla nello scanso, anche qui non ci si può sbagliare, inseritela bene in maniera che stia da sola per aria. Se fate tutta questa operazione dentro una morsa è meglio, ma la mia morsa sta là di fianco e non mi piace la posizione. Ricordatevi come stava prima, o comunque vada, voi qui avete questa parte piallata, lo avvicinate e mettete le viti. Una volta che ha preso un po' il filetto potete mettere anche l'altra. E adesso possiamo finire di stringere tutto. Rimane un'ultima cosa da fare, non ve la dimenticate, che questo cavetto, che voi vedete tutto bruciato, effettivamente è da buttare via, e va reinserito sul bulbo e ci va messo il suo bullone da 13. Adesso questo è tutto chiaramente da stringere, e perché ancora qui è un pochino separato, però l'idea è questa. Chiaramente, come vi ripeto, la prima cosa da fare quando lo smontate, se sentite che avete dei problemi all'auto, è vedere se tutti i denti sono a posto. Se prendete un ricambio, chiaramente utilizzate i numeri di serie che ci dovrebbero essere scritti qua sopra. Se non ci sono iscritti perché sono sbiaditi, chiaramente andate col telaio e il libretto dell'auto. Assicuratevi comunque che il nuovo motorino sia uguale di distanza su questi due fori, così per il montaggio siamo sicuri che è a posto, e soprattutto che abbia i denti dello stesso numero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, in questo caso sono 10, d'accordo? Quindi cercate almeno di valutare questa cosa qua. Non posso farvelo vedere in funzione, smonterò quello della mia auto così lo vedremo anche in funzione e faremo anche lì una revisione. Vedremo se alcune parti di questo le metteremo di là perché magari è usurato, e questo io lo utilizzo come, diciamo, parti di ricambio, quelle che servono. Ragazzi, spero che sia stato almeno interessante questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando iscrivetevi al canale e accendete la campanella per essere sempre aggiornati sui prossimi video. Chiaramente, come al solito, in descrizione troverete i link al grasso ad alte temperature e al pulitore corpi farfallati made in Italy, quindi costa poco e veramente lo utilizzo praticamente sempre. E noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!